La cerimonia delle nazioni, organizzata nonostante la pioggia, ha aperto la 27esima edizione della Fausto Coppi a Cuneo. Dal Brasile alla Finlandia, dall'Inghilterra alla Spagna e alla Francia, per un totale di 2.000 iscritti. Con il pettorale numero 1, un corridore speciale, Domenico Quirico. L'anno scorso, quando era prigioniero in Siria, i corridori della Fausto Coppi avevano pedalato anche per lui, con un fiocco giallo sul pettorale. Mi sono commosso anche perché io non è che l'ambiente del ciclismo sia il mio mondo, e mi è sembrata una testimonianza di solidarietà straordinaria, come tutte le testimonianze di solidarietà che mi hanno, lo dico non retoricamente, riportato a casa. All'inizio degli anni 90 partecipai alla Cuneo, percorsi al Colle dell'Agnello, si andava in Francia, insomma. E mi ricordo perché fece una follia tremenda, non conoscendo bene le salite che c'erano qua, veni con il massimo rapporto era un 23. E sul Colle dell'Agnello mi ero letteralmente praticamente piantato, perché soprattutto i primi tornati erano tremendi. Io vengo piuttosto dalla maratona, il mio sport è la maratona, ma la bicicletta la do, ho fatto la Parigi-Roubaix amatori, insomma, quando vivevo in Francia. Per cui questa è una delle grandi classiche. E arrivare fino in fondo mi sarebbe già un eccellente risultato, anche perché non sono, diciamo, allenatissimo con la bici. Niente, conosco la zona della Fauniera, anche se non ho mai fatto in bicicletta, ma feci una volta una corsa a piedi, la Cuneo Castelmagno. E mi ricordo i paesaggi meravigliosi, per cui spero che sia una bella giornata, non solo per non prendere l'acqua, ma anche per vedere posti splendidi. La maggior parte di coloro che partecipano a queste corse e anche alla maratona, perché ci sono molti punti in comune tra le due manifestazioni, lo facciano soprattutto per arrivare in fondo, per divertirsi. Poi, no, come dire, la qualità di questo tipo di manifestazione è proprio nel fatto che uno non gareggia per vincere, la maggior parte non gareggia per vincere, ma per sfidare se stesso, e quella è l'essenza dello sport.